È venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Buonasera a tutti, ovviamente. Una puntata diversa, anzi simile veramente alla precedente. Beh, siamo nel caldo torrido dell'agosto tarantino, però c'è un'amministrazione comunale che sta muovendo i primi passi, devo dire in maniera molto ma molto traballante a mio avviso, poi spiegheremo perché, ed era giusto così seguire un po' i lavori del Consiglio Comunale. Nell'ultima seduta infatti sono stati nominati i presidenti delle commissioni consiliari, i vicepresidenti e quindi i vari componenti. Manca ancora una casella, che è quella dell'assessore, diciamo, al welfare, ai servizi sociali. Quindi cercheremo di confrontarci con assessori, con consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione. Ovviamente noi ci rivolgiamo al sindaco, ci rivolgiamo agli assessori e ognuno di loro è libero di rispondere o di non rispondere. La democrazia, il rispetto e l'educazione e soprattutto la certezza, la consapevolezza del proprio buon operato spingerebbero a rispondere, cosa che non hanno voluto fare nella odierna seduta il sindaco Melucci, cosa molto grave e disdicevole, l'assessore alle partecipate Motolese e anche l'assessore Tilger, l'assessore appunto alle attività produttive, allo sviluppo economico. Cosa dire? Una scelta loro rispettabilissima, però tutta questa trasparenza, questa democrazia di cui si parlava in campagna elettorale non si è vista. Vedete, sto parlando dinanzi alla porta attraversando la quale poi si entra nel corridoio e si arriva poi girando all'assise comunale. Per i giornalisti è diventato un problema poter interloquire con sindaco e altri. Bisogna fare la domanda all'addetto alla comunicazione, chiedere di poter intervistare Tizio, poi alla fine, quando è finito il consiglio comunale, mica ti fanno entrare. Devi aspettare qui e ti devi catapultare, lo dirò più volte, intervista per intervista, a costo di passare per ripetitivo, il singolo consigliere o assessore che esce. Andiamo male Melucci, molto male, e come sapete io sconti non ne faccio a nessuno. Massimo rispetto per il sindaco Melucci, la sua persona, persona per bene, però sulla comunicazione non ci siamo. Ma ora partiamo un po' con le interviste. Scusi, devo entrare per mettere il signore. Sì, no, allora, non è che da quella parte non ci fanno entrare, perché è giusto che nell'aula consiliare non si può entrare. Qui neanche. Ditemi voi, i giornalisti, come devono fare il loro lavoro. So che voi avete ricevuto disposizioni, però questa amministrazione comunale, l'amministrazione Melucci, sta usando metodi dittatoriali, antidemocratici nei confronti degli organi di stampa, perché non è possibile che i giornalisti non possano interloquire con i consiglieri. È assurdo. Da dove, mi dica lei, da dove dobbiamo entrare? Ditemelo di grazia. Voi avete disposizioni, non avete lo so, però dobbiamo vedere cosa deve succedere, perché nell'aula consiliare non si può entrare, da qui neanche. Questa è la democrazia di cui parlava il signor Melucci, questa è la casa trasparente del comune di Taranto, a faccia della trasparenza. Sapete come mi sento quando vado a fare le interviste sportive ai campioni e devo catapultarmi sui giocatori per strappare l'intervista? Ma quasi quasi dico, ma chi me la fa fare a rimanere a Taranto? Almeno vai a intervistare, non so, i vari campioni di Milan, Juventus, Inter, con tutto il rispetto per i consiglieri e gli assessori di Taranto, almeno l'attesa sarebbe più giustificata, no? Cioè stiamo qui in attesa, aspettando, non Godot, ma aspettando i consiglieri. Gianni Azzaro, capogruppo del Partito Democratico in seno al Consiglio Comunale di Taranto. Beh, facciamo un po' il punto della giornata, le presidenze delle commissioni assegnate. Manca solo un assessorato, l'ultima casella.
Sì, da oggi possiamo dire però che si può entrare direttamente nel vivo delle questioni, perché una volta costituite formalmente le commissioni si può materialmente operare e quindi incominciare a produrre atti da portare in consiglio e quindi dare le prime risposte ai cittadini. Nella composizione delle commissioni, soprattutto nella designazione dei presidenti, è stato tenuto conto da parte della maggioranza di un mix, sia dal punto di vista chi aveva esperienza amministrativa, ma si è anche dato la possibilità anche a dei giovani, quindi anche con uno spirito innovatore nella macchina amministrativa, e quindi è stato scelto un mix tra giovane e, diciamo, e con chi aveva esperienza. Ora da parte di tutti, quindi buon senso, e quindi cominciamo a lavorare per dare risposte. Azzaro, io la conosco e apprezzo la sua sensibilità umana e istituzionale. Le rivolgo questo invito così. Qui va meglio regolamentato l'accesso ai giornalisti. Non è pensabile che io, come tantissimi altri miei colleghi, dobbiamo stare qui ad aspettare dietro la porta per poter intervistare i consiglieri, il sindaco, gli assessori, quando invece sarebbe pacifico creare una piccola area all'interno della struttura per poter fare le interviste. Ma mi sembra quasi di dover braccare i campioni che escono dal terreno di gioco per fare le interviste. Cioè, lo dico in maniera costruttiva, perché non è bello stare qui ad aspettare come se arrivassero i divi e ci dobbiamo catapultare addosso per strappare le dichiarazioni. Anche perché non mi riferisco a lei che è una persona umilissima, quindi nel senso positivo del termine. Accolgo questa, diciamo, richiesta giusta, che creare un'area, un corner. Tant'è vero che, così come suggerito anche il Presidente del Consiglio e come riferito anche dal Presidente del Consiglio oggi in aula, a giorni ci sarà proprio una riunione tra tutti gli addetti alla stampa, quindi chiunque faccia diciamo, informazione con la Presidenza del Consiglio, per meglio formulare e individuare insieme, vuole dire, una metodologia, quella che sia più giusta, accogliendo anche le giuste, vuole dire, proposte che arrivano dalla parte. È giusto che i consiglieri debbano lavorare, è giusto che il Consiglio non diventi un mercato, perché sarebbe assurdo che mentre si tiene la seduta il giornalista entra, esce, chiama quello, quello entra, quello esce. Non sarebbe bello, sarebbe un guazzabuglio. Però, ecco, non bisogna neanche passare da un estremo all'altro, all'estremo di dover stare qui ad aspettare la grazia che arrivi. Assolutamente, quindi sarà oggetto di discussione in questo incontro che abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio, nel quale naturalmente sarete invitati, e ci aspettiamo anche da parte degli organi della stampa, vuol dire, anche un contributo che va verso la costruzione e non quello della demolizione. Grazie. Consigliere Cannone, intanto mi rivolgo a lei come Vicepresidente del Consiglio Comunale, quindi in veste istituzionale. Qui non è possibile che per i giornalisti non si possa interloquire di fatto con gli assessori. Con gli assessori bisogna fare la domanda in carta da bollo e va bene. Comunque siamo riusciti. Ora, da quella parte non si può entrare dove è l'aula consiliare, qui è la porta, e i vigili ce l'hanno vietato di poter oltrepassare lo steccato, eppure i lavori del consiglio erano finiti. Qui dalla vetrata non si può entrare neanche, noi dobbiamo aspettare e buttarci addosso al consigliere che esce. Veramente questa cosa mi sembra... No, non lo so. Poveretti, hanno avuto le loro disposizioni, sono meri esecutori di ordini. Mi risulta nuova, perché mi sembrava che una volta finito il Consiglio Comunale uno potesse accedere con molta tranquillità. Cercherò di appurare questa cosa, mi sembra, insomma, alquanto semplice di soluzione. Anche perché se ci hanno dato il pass per entrare, scusate, ditemi, guardate, questo è il pass, no? Stampa. Almeno me l'avessero dato più grande, mi potevo soffiare quando fa caldo, no? Quindi, sì, dico. L'ho sentita un po' agitato nel suo intervento in consiglio. Su cos'era la sua... Era una questione del tutto personale, perché quando le cose vengono dette, come dire, sottovoce, in silenzio, quando si parla di un'altra persona, è una cosa abbastanza fastidiosa. Allora, preferivo che qualunque tipo di critica fosse rivolta ad alta voce, in maniera che si potesse sentire e replicare, ma era una questione del tutto personale. Grazie. Auspichiamo un suo intervento per questo, per regolamentare i rapporti con la stampa. Cercherò di appurare questa ultima. Almeno si facesse un angolo, un corner dedicato ai giornalisti, e i giornalisti sostano lì. Questa è un'ottima idea, cercherò di appurare intanto questo diktat che è avvenuto per quanto vi riguarda, e questo del corner che è dedicato ai giornalisti è un'ottima idea. Fa nel mondo del calcio, c'è l'area mix dove i giocatori finiscono la partita e si fermano lì. Hai ragione.
proveremo a fare anche questo. Grazie. Avvocato Francesco Nevoli, consigliere comunale di Taranto del Movimento 5 Stelle, primo giorno di scuola. Ecco. Beh, sensazioni e soprattutto un giudizio sulla seduta odierna. Il manuale Cencelli è stato applicato? Alla perfezione è stato applicato. Io ho chiesto espressamente... Salsa barese. Salsa barese. No, oggi si è parlato delle commissioni consigliari e abbiamo approvato le commissioni consigliari. Noi del Movimento 5 Stelle, proseguendo quel trend che abbiamo inaugurato la scorsa volta, la scorsa seduta, nella quale abbiamo dichiarato che ci saremmo astenuti per quanto riguardava le nomine del Presidente, del Vicepresidente del Consiglio Comunale, ci siamo astenuti anche oggi, dopo aver udito i nomi dei presidenti e dei vicepresidenti delle varie commissioni. Cosa vi hanno un po' colto di sorpresa? Sorpresa non ve l'aspettavate? Le presidenze sì, ci aspettavamo che fossero tutte quante appannaggio invece della maggioranza, ma anche le vicepresidenze, quindi sia presidenze che vicepresidenze. Lo spoil system. È soltanto la commissione garanzia e controllo che va di diritto all'opposizione, il statuto. Poi magari si cambia lo statuto e la si toglie. E solo quella lì abbiamo avuto la nomina di un esponente dell'opposizione di Nilo. Ora, io ho parlato, qualcuno non ha gradito il termine con il quale mi sono espresso, io ho parlato di saccheggio di presidenze e di vicepresidenze da parte della maggioranza. Io credo che il pluralismo avrebbe imposto quantomeno di lasciare spazio come vicepresidenza all'opposizione. Così non è stato, ne prendiamo atto. Avvocato Nevoli, qui c'è anche un fatto, l'ho sottolineato ad altri suoi colleghi, sia di maggioranza sia di opposizione. Per i giornalisti è diventato un problema interloquire. Noi siamo ghettizzati, marginalizzati nell'aula, quindi sono i vigili urbani che giustamente fanno il loro lavoro e bloccano l'accesso. Ed è giusto, l'aula consiliare non deve essere invasa dai giornalisti, specialmente durante i lavori. Ma quando finiscono i lavori, allora, o ci fanno entrare all'interno dell'aula perché tanto i lavori sono finiti, o quantomeno entriamo dalla porta e sostiamo nel corridoio nell'attesa che voi arriviate. Non è bello che uno deve stare qui e mi sembra quasi di intervistare i campioni della mia Juventus, cioè buttarmi così, cercare di strappare l'intervista, la parola, quando invece sarebbe più giusto creare un'area dove i giornalisti sostano e... il consigliere, l'assessore, il sindaco, se vogliono parlare si fermano e parlano, poi se non vogliono parlare nessuno li costringe. No, io sono assolutamente d'accordo con lei, anzi prendiamo atto di una cosa, partiamo da un dato di fatto, che le sedute del consiglio avvengono in diretta streaming, per cui diciamo che la curiosità professionale del giornalista può essere soddisfatta anche mediante l'applicazione dello streaming, però il giornalista deve necessariamente poi avvicinare il consigliere, l'assessore e il sindaco per ricevere direttamente dalla viva voce di costoro. No, ma il problema è che magari il consigliere, anche l'assessore, rilascia le interviste come è anche accaduto. Però non è giusto che io devo aspettare qui. Sembra che stia chiedendo l'elemosina, fra un po' metterò il piattino a terra, almeno si guadagna di più, visto che già c'è la crisi dell'editoria, per poter strappare un commento, un giudizio. No, no, condivido il suo punto di vista e vediamo magari di poter... Io avevo ipotizzato, lo sto dicendo a tutti, creiamo una mix zone come nel calcio, un'area, 3 metri per 3. Sì, lì si vanno gli assessori, i consiglieri, chi vuole parlare, il giornalista si avvicina, ma non è giusto che il giornalista stia buttato qui ad aspettare la grazia. Sì, no, assolutamente, può essere oggi una... Non sto dicendo chiacchiere, io per parlare con lei... Lei come con gli altri ho dovuto attendere. Certo. Con lei mi fa piacere parlare, con altri un po' meno, però vabbè, lasciamo stare. No, no, sono d'accordo con lei. Almeno l'attesa vale la pena, quando una persona proprio non merita, ma lasciamo stare. Sono d'accordo con lei, ovviamente sul merito della proposta che ha avanzato, non mi permetto di fare giudizi su altro. No, magari vediamo anche parlandone in conferenza capigruppo, col Presidente del Consiglio Comunale, di trovare una soluzione. Certo che si è capita una cosa, questa amministrazione... Quanto al contatto diretto è abbastanza blindata. La casa di vetro non è casa di vetro. La casa di vetro non è casa di vetro, è targata 080, cos'altro vogliamo dire? Sono questi gli argomenti che purtroppo si ripetono, continuiamo a dirli, continueremo a ripeterli finché avremo voce. Taranto, provincia di Bari. Taranto, provincia di Bari, per ora sì. Anche il direttore generale.
Pare. Pare, sì, esattamente. La mio Puglia. Non solo, tra l'altro se lei mi fa, mi chiede un intervento sul direttore generale, io parlerei di city manager. Io parlerei di inopportunità di un direttore generale, di un city manager, considerate le condizioni economiche in cui versa il Comune di Taranto, perché parliamo di un soggetto la cui retribuzione viaggerà sicuramente tra i 150 e i 200 mila euro lordi. Bene, dica. Ecco, perché generalmente è così. Sì, anche è una professionalità che va, ma come si suol dire... No, no, ma c'è da dire una cosa, che la legge non impone la nomina del city manager. Sì, sì, chiaro. Non impone, quindi potremmo magari riservare quelle determinate funzioni al segretario generale, che è una persona comunque sia che ha le capacità. Però lei mi insegna, dicevano i latini, sic volo sic iubeo, così voglio e così dispongo, così si è deciso a Roma, magari a Bari, così vuole Emiliano e così sia. Così vuole Emiliano, ma così vuole anche il sindaco Melucci. Certo. Perché comunque sia il city manager è un paracadute per lui, quindi da un certo punto di vista lui si tutela. Però ritengo che debba fare anche i conti con quella che è la situazione oggettiva in cui versano le casse del Comune di Taranto. Quindi se fossi stato eletto io sindaco sicuramente il city manager non l'avrei nominato. Mi sarei avvalso appunto della professionalità del segretario generale così come è accaduto in passato. Presidente, ci sono problemi con la stampa. Ora, è giusto che regolamentare gli accessi, è giusto non interrompere i lavori del Consiglio, però ora parliamo del caso mio come di altri colleghi, non è un fatto ad personam nei miei confronti. Non si può varcare ovviamente la staccionata in cui rientra il perimetro diciamo, dell'assise consigliare e va bene. Ora finita l'assise, finita il consiglio comunale, uno pensa dalla porta potremmo entrare anche, no? Dalla vetrata. Si dice no, dovete aspettare fuori. C'è stato dato un regolare permesso per la stampa. Diteci voi, cioè, non siamo né criminali né terroristi, ancora all'ISIS non ho aderito né intendo aderire. Quindi. Lei quando è arrivato? È arrivato in ritardo, forse ci sono state delle comunicazioni da parte mia, c'è molta disponibilità nei confronti vostri, abbiamo aggiunto delle postazioni in modo che l'altra volta c'è stata la stampa che non aveva i posti a sedere, quindi abbiamo messo un banco in più in modo tale che questa mattina si è visto che la stampa era tutta seduta, sì, no, ma non è... c'era ordine nel Consiglio Comunale, quindi quando i giornalisti devono fare un'intervista a un consigliere, a un assessore, al sindaco, basta chiedere all'addetto, alla Maria Lucia Simeone che stava coordinando... È vero, sì, no, io sto parlando ora per parlare con i consiglieri, sì, ora io sto aspettando qui come un questuante nell'attesa che arrivino i consiglieri. Nessun questuante, lei basta che faccia richiesta all'addetta Maria Lucia Simeone, quindi chiama i consiglieri comunali, gli assessori, il presidente del consiglio. Mi perdoni, e se si fa entrare il giornalista dalla vetrata cosa succede? No, il giornalista deve entrare accompagnato con l'addetta, perché è giusto che sia così. Ma scusi, perché, guardi, allora è inutile dare il pass per il giornalista, no? Risparmiamo la carta. Ma guarda, se dobbiamo essere corretti, dobbiamo essere corretti con tutti. No, voglio dire... Anzi, ho detto anche che giorno 11 all'ufficio di presidenza ho invitato la stampa e ho invitato tutti in modo tale che voi potete dare dei consigli a noi proprio per adoperarci al meglio. Presidente, io non metto in dubbio la vostra buona volontà, però io dico, no, bisogna avere anche, perdonatemi, una certa elasticità, apertura mentale. Ora, se io sto qui ed aspetto e viceversa mi fanno entrare di lì, non è che vado a creare gli attentati, penso almeno, no? Ma guardi, questa riunione che ho convocato per giorno 11 è giusto perché voi insieme a noi sinergicamente si danno dei consigli per operare al meglio per il bene della città. Però noi volevamo una casa di vetro trasparente, mettendo argini ai giornalisti. Ma guarda, allora, questa casa diventa opaca. Allora, io non sto mettendo nessun argine, anzi io ho invitato voi proprio per fare questa riunione in modo tale da dare voce alla città. Io avevo ipotizzato anche, lancio un'idea, creare un corner, un lato fissato per i giornalisti, come si fa nelle partite di calcio, la mix area, si finisce la partita, allora, i giornalisti stanno lì, il giocatore va nell'angolo e parla.
Allora, io ti posso dire che puoi dare direttamente quando c'è questa riunione, in modo tale che poi vedremo come fare, va bene? Va bene. Okay, buona giornata. Altrettanto, consigliere Pitetti, diciamo il nucleo, il succo di questa assise, di questa riunione della massima assise comunale è la nascita delle commissioni con le relative presidenze. Manca ancora una casella assessorile. Come vanno i rapporti con l'amministrazione? Ah, io innanzitutto vi chiedo scusa per la MIS, ma purtroppo l'impianto di... Noi proviamo comunque a garantire la presenza nell'interesse della cittadinanza e della collettività. Ora, per quanto compete la questione della casella mancante in giunta, è una domanda che dovrà fare al sindaco, perché ovviamente è una sua prerogativa, però... Noi oggi abbiamo votato le commissioni consigliari, o meglio la composizione delle commissioni consigliari con presidenti e vicepresidenti. Il nostro gruppo, i nostri due gruppi si sono astenuti in votazione, in quanto abbiamo preteso, abbiamo chiesto che ci fosse competenza ed esperienza nell'individuazione dei presidenti delle commissioni. Bene, in alcune di queste questo criterio è stato rispettato, in altre no, non ce l'ho assolutamente con i nuovi entrati in consiglio. Capisco che arrivano con tanto stimolo e questo ben venga, ma purtroppo per fare il presidente di commissione serve, così come in tanti altri ruoli della macchina amministrativa, esperienza, conoscenza della stessa, e quindi per questo noi avevamo fatto questo. E magari per fare strada, se si è baresi, ancora meglio. Beh, guardi, io purtroppo per questo sono nettamente contrario. Credo che... anche il direttore generale, il city manager. Ma questo non lo sappiamo, vedremo quelli che saranno i curriculum che arriveranno. L'Amiu Puglia, che dovrebbe assorbire l'Amiu, insomma. Questo penso che non sia possibile, perché l'Amiu Taranto ha sicuramente un capitale più alto rispetto a Amiu Puglia, a meno che non si vogliono creare degli incidenti di percorso a Amiu Taranto, questo non lo so. Ora lo vedremo, ma noi saremo particolarmente attenti e vigili a questa dinamica. Tornando alla questione della baresità, ovviamente voi conoscete il mio pensiero, io sono nettamente contrario alla nomina, nulla contro le persone che non conosco neanche, ma i curriculum mi sembrano abbastanza normali, non parliamo di chissà quali eccellenze, e credo che... Ma non è arrivato l'architetto Boigas ecco. Quindi io penso che in città abbiamo professionalità che sono all'altezza del ruolo, e quindi avremmo potuto chiedere alle associazioni di categoria, agli ordini professionali, dei nomi con particolare novizia e attenzione da individuare, quali tecnici, se li vogliamo definire tali, da emettere in giunta. No, cut. Assetto commissione, assetto del territorio, non è una parolaccia. Ah, pensavo fosse una battuta come delle tue. Diciamo. Oramai sta un po' più tranquillo. In che senso? Nel senso che ha visto in parte riconosciuto il suo peso elettorale, il suo impegno. Il Consiglio Comunale e tutti i consiglieri comunali e i gruppi per questa nomina Presidente della CAT. Cercherò di lavorare in rappresentanza di tutti, minoranza e opposizione, minoranza e maggioranza, nel solco previsto dalla legge. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Avvocato Gina Lupo, consigliere comunale di Taranto, Taranto Bene Comune, la lista di appartenenza. Questa mattina l'amministrazione comunale sta procedendo con ulteriore riempimento di caselle, usiamo questa espressione, le presidenze delle varie commissioni consiliari, nonché i componenti delle stesse. Lei non ha voluto presidenze per impegni suoi professionali lavorativi. Verso quali settori propende? Beh, io sono già stata consigliere comunale nel passato, ho dato il mio apporto negli affari generali, nella commissione servizi, ma anche garanzia e controllo, laddove un avvocato con esperienza come me può dare un supporto. Avere una presidenza di commissione significa comunque garantire una presenza maggiore anche di controllo dei verbali e quant'altro, che essendo impegnata dal lunedì al venerdì in tribunale, come voi sapete, devo necessariamente dare conto oltre a chi mi ha eletto, ma anche ai miei assistiti che richiedono come doveroso la mia presenza. Quindi ritengo di poter fare il mio lavoro senza fregiarmi di titolo di presidente di nulla, facendo il consigliere comunale, ovviamente nei settori dove maggiormente posso dare una mano. Dottoressa Viggiano,
assessore al patrimonio e alle emergenze abitative. Vogliamo parlare di patrimonio con riferimento ai tanti immobili di cui è proprietario l'ente comune, che magari finora ancora non c'è stato un censimento completo, una mappatura. Questo per poter dare delle risposte alle varie emergenze e abitative e, dico per dire, alle associazioni che chiedono spazi o quant'altro. Assolutamente sì, ciò che noi stiamo già operativamente facendo è proprio il censimento delle unità di proprietà del Comune di Taranto, che ovviamente non si riducono unicamente agli alloggi abitativi, ma abbiamo locali commerciali, box e quant'altro. L'attenzione è a 360 gradi, in quanto oltre all'opera di censimento che lei giustamente prima richiamava, in quanto noi attualmente ne siamo sforniti, ma stiamo lavorando proprio su questo, ci stiamo anche basando sulla riqualificazione di quello che è il patrimonio certo, e quindi abbiamo già instaurato delle politiche attive sia per ciò che riguarda i parchi sia per ciò che riguarda le strutture più grandi. Il 23 inaugureremo anche le tombe a camera, quindi saranno restituite finalmente alla città, che possono ovviamente avere una ricaduta pratica anche in ambito turistico, e stiamo operando veramente a 360 gradi. Ecco, su grandi strutture, grandi aree, penso per esempio al Parco del Mirto, lì poi occorre anche un discorso di guardiania, perché parliamoci chiaro, i vandali, i teppisti ci sono, vanno stroncati, però un metodo preventivo è appunto quello di creare un servizio di custodia, di prevenzione. Allora, io mi sono recata personalmente al Parco del Mirto avanti ieri mattina, abbiamo eseguito un sopralluogo in loco. Ciò che è emerso ictu oculi è che già l'impianto di illuminazione non è asservito alla pubblica illuminazione, in quanto mancava la fase del collaudo dell'impianto. Abbiamo già allertato il settore di riferimento, l'assessore Di Paola si è occupato personalmente di questa vicenda, quindi partendo dalla illuminazione, lei richiamava prima le associazioni, stiamo pensando a un progetto che è già partito da ieri, almeno nella bozza embrionale, che riguarderà il riutilizzo del Parco del Mirto, inteso come patrimonio di tutte le associazioni che ne faranno. Anche spazi per i giovani. Assolutamente sì, spazi per i giovani, spazi ludici, spazi per la tutela ambientale, spazi per le associazioni, spazi anche per gli scout. Io, come mia forma mentis, sono contrario a quelle forme estreme di occupazione, è illegale l'occupazione, a prescindere dalla provenienza, possono essere i centri sociali, io dico possono essere anche le sue orsoline, non è quello il problema, però chiaramente bisogna creare le alternative, far sì che ci si sieda accanto ai giovani, alle associazioni, e si dica l'ente comune è proprietario titolare di tali aree, sediamoci insieme e vediamo di far, come dire, convergere le opposte, un termine, le differenti esigenze. Allora, io ho già iniziato ad incontrare singoli gruppi e singoli comitati, da parte mia c'è la massima disponibilità a rendere il patrimonio comunale finalmente fruibile a tutti, ovviamente nella liceità e nella legittimità, perché sino ad ora si sono tollerate delle situazioni un po' per emergenza abitativa, un po' per emergenza di spazi, che ovviamente non possono trovare albergo in un'amministrazione che basa tutto sulla legalità e sullo sfruttamento positivo delle unità. La questione del patrimonio, degli immobili, riguarda soprattutto la città vecchia, lì poi c'è un mare magnum, una situazione molte volte abbastanza intricata, un ginepraio, proprietà pubblica e proprietà privata che vanno quasi a confondersi, e anche ai fini di una riqualificazione del borgo antico è importante individuare gli immobili di proprietà. Sì, la geomappatura degli immobili sarà ovviamente il secondo step dopo quello del censimento. Siamo veramente operativi sul punto e ci stiamo muovendo in tempi brevissimi. Dopo la geomappatura di tutti gli immobili si potrà avere anche un'idea più particolareggiata del patrimonio e soprattutto sul riutilizzo. Città Vecchia ha anche dei condomini misti, di tal che comunque la normativa prevede che il comune si comporti come un semplice proprietario rispetto anche alle altre proprietà. Ovviamente dovremo trovare delle soluzioni di concerto con i singoli privati affinché il patrimonio possa assumere finalmente quel livello di decoro che ci auspichiamo tutti.
Per concludere, ci sono poi aree private che molto spesso vengono completamente abbandonate e giacciono nel degrado più assoluto. È vero, la proprietà è privata, però a questo punto il Comune, pur nei limiti delle ristrettezze economiche, dovrebbe procedere con le ordinanze in danno, perché chiaramente avere dei terreni che diventano meta e oggetto di malintenzionati o ancora in cui proliferano insetti e la sporcizia dilaga, un freno, una decisione va presa. Ovviamente la tutela della proprietà privata non implica di per sé già un obbligo nei confronti della collettività, di talché le opere di recinzione piuttosto che quelle di bonifica dei terreni, perché noi abbiamo delle situazioni in cui i terreni costituiscono un problema per le unità abitative vicine. La tutela della proprietà privata con le ordinanze sostitutive è già partito. Il problema che noi abbiamo riscontrato è che queste ordinanze di facere ovviamente non hanno trovato riscontro. Io non ho ancora la misura di questa problematica, proprio perché alle ordinanze non è seguita poi l'opera di sostituzione da parte del Comune, e quindi il pericolo che grava su talune unità immobiliari, soprattutto quelle di Città Vecchia, è reale e consistente. Ovviamente su questo stiamo già lavorando. Assessore ai lavori pubblici del Comune di Taranto, il dottor Aurelio Di Paola. Parliamo un po' di lavori pubblici, così un discorso generico e generale per quanto riguarda proprio quelle che sono le emergenze, le richieste dell'uomo della strada, della signora Maria, delle strade, delle buche, dei marciapiedi e quant'altro. Bisognerà necessariamente fare una mappatura, bisognerà fare i conti, bisognerà regolarsi con le disponibilità finanziarie. Vi state organizzando un po' per almeno come dire, avere un quadro rispetto a cui poi capillarmente intervenire? Sì, dunque io, diciamo, ferme restando tutte le riserve che possono derivare dalla brevità della mia permanenza in questa carica, però sia pur nel breve tempo avuto a disposizione, ho già iniziato un censimento degli interventi previsti e ho già iniziato, diciamo, a categorizzare le attività in base alle aree, diciamo, che la città ha bisogno di vedere maggiormente trattate. Da questo punto di vista posso dire che riconosco la nota ristrettezza delle risorse finanziarie, fortunatamente, diciamo, devo anche riconoscere l'abilità e la capacità della mia direzione e dell'ente di attivarsi con meccanismi di finanza alternativa, quali concessioni, quali finanziamenti tramite terzi, quindi ho trovato una buona squadra capace di mettere a valore il patrimonio, diciamo, urbano nelle parti maggiormente bisognevoli di manutenzione e di riqualificazione, attraverso dei meccanismi finanziari che non comportino un aggravio sull'ente. Quindi queste attività naturalmente sono complesse, quindi non sono tutte già ultimate e operative, però c'è un buon terreno su cui poter lavorare. Assessore, ovviamente voi non siete onniscienti e non potete avere il dono dell'ubiquità per sapere che nel vicolo tal dei tali della Città Vecchia o di Paolo VI si è aperto il cratere, si è rotto il marciapiede, la strada è sprofondata. Di qui, devo essere sincero, certe comunicazioni, certi rapporti online e quindi il successivo intervento va bene, è un qualcosa di all'insegna dell'evoluzione dei tempi. Secondo me un'idea, la lancio così, potrebbe essere proprio un ufficio, chiamiamolo ufficio, ad hoc una specie di SOS emergenze, dove il cittadino segnala e quindi poi l'amministrazione, il suo settore, raccoglie. Perché, ripeto, lei ovviamente non può sapere la buca di via tal dei tali, non la so neanche io, quindi figuriamoci. Però dico, questo è importante, questo metodo di arrivare al problema in maniera diretta, tanto più che non ci sono le circoscrizioni. Allora, quando c'erano i consigli di quartiere, bene o male era il cuscinetto, era il filtro, faceva da tramite. Oggi c'è questo vulnus dovuto all'inesistenza dei consigli di quartiere, quindi comunque bisogna sopperire.
Sì, diciamo io nei limiti delle mie possibilità ho cercato già di aprire una pagina Facebook proprio per essere cost efficient e non comportare nessun impatto finanziario sull'ente, ma che vuole essere appunto un canale diretto con i cittadini per essere nelle condizioni di raccogliere tempestivamente e continuamente le loro segnalazioni di qualunque natura, di qualunque tipo. Sa cos'è, però oggi diciamo tutti vivono di social ormai. Però sa, c'è una fetta di popolazione, gli anziani, che certo, non è che hanno tutta questa dimestichezza con internet, e allora magari anche proprio una sede strutturale, una struttura, un ufficio, chiamiamolo così, uno sportello, sì, rispetto al quale va il signor tal dei tali e sottolinea quella. Poi chiaramente se c'è il web, sì, si fa prima ancora, ci mancherebbe. Questo sicuramente, poi prescindendo dagli strumenti che io autonomamente posso aver attivato, noi abbiamo anche sul sito internet una pagina per la segnalazione degli interventi stradali, dove viene monitorato l'intervento stradale e il cittadino viene costantemente tenuto aggiornato circa l'avanzamento dell'intervento di cui trattasi. Per quanto riguarda invece lo sportello fisico, questo sicuramente è ambito su cui l'ente sta ragionando in un'ottica più estensiva e non solo per il mio assessorato, e su cui ci riserviamo nei prossimi mesi di poter dare una risposta concreta, però non mi sento di anticipare niente. Anche in quest'ottica dell'URP, di questi appunto. Soprattutto nell'ottica dell'URP, questo insomma è proprio nel programma di governo, quindi su questo fronte stiamo già lavorando. Naturalmente le cose prima di metterle in atto bisogna pensarle bene e fare in modo che funzionino e rispondino alle esigenze di tutti, sia come strumenti informatici sia come organizzazione. Siamo con il dottor De Franchi, vice sindaco di Taranto, nonché titolare della delega assessorile all'ambiente e alla sanità. E allora, vice sindaco, intanto facciamo un po' il quadro sulla situazione Ilva. Si è creato un botta e risposta con i componenti dei 5 Stelle per quanto riguarda dei ritardi nelle bonifiche, un cronoprogramma che parlava di fine maggio e invece siamo ad agosto. Cosa replica? Allora, per quanto riguarda le bonifiche è un argomento molto più complesso che non coinvolge soltanto la competenza dell'amministrazione comunale, essendoci anche degli organismi straordinari di carattere nazionale con i quali l'interlocuzione, essendo poi la giunta nata pochissime ore fa, pochissimi giorni fa, è appena iniziata, poi con il periodo ferragostano, non per nostra volontà ma perché a Roma bontà loro hanno vacanze un pochino più lunghe. E riprenderà sicuramente a fine mese. Io credo che le amministrazioni pubbliche debbano parlare innanzitutto con gli atti amministrativi. Il prossimo passaggio amministrativo e formale deriva dalle osservazioni che tutti i soggetti interessati, gli stakeholders e di conseguenza anche le amministrazioni pubbliche, quindi il Comune di Taranto, svolgeranno nell'ambito, insieme al procedimento ministeriale di AIA nazionale, con purtroppo anche in questo caso il Ministero dell'Ambiente ha dato dei termini molto stringenti che ricadono nel periodo agostano, quindi entro il 5 settembre ci saranno le nostre segnalazioni, le nostre interlocuzioni formali in seno a quel procedimento. Vice sindaco, noi assistiamo, passatemi questa espressione, a un certo movimentismo per quanto riguarda la venuta a Taranto di sottosegretari, di ministri e quant'altro per la questione ambientale, vari tavoli tecnici, anche ovviamente in quel di Roma, lei ha incontrato insieme al sindaco il ministro dell'ambiente. E mentre si vuole cercare, per me è un sogno impossibile, ma è giusto tentare la strada, la compatibilità tra ambiente e lavoro, però a Taranto noi assistiamo a fenomeni di sforamenti, a livello appunto di sforamento di sostanze inquinanti. Come dire, c'è una teoria, ci sono dei desiderata e c'è però una realtà che fa capire che qui l'Ilva inquina come e peggio di prima. Non dobbiamo confondere la normale attività di relazione istituzionale, anche doverosa, nei confronti degli altri enti pubblici, dei ministeri in particolare, con una mancata o una calante attenzione del Comune di Taranto, che soprattutto con questa nuova amministrazione Melucci non intende farsi prendere in giro e non intende farsi sfilare anche le minime
e residuali competenze in materia di controllo e in materia di verifica di attività che purtroppo non sono in capo a noi, perché io devo ricordare anche, voglio dire, a tutela e ad onore della Direzione Ambiente del Comune di Taranto, che forse le uniche bonifiche che concretamente sono state fatte in città provengono non tanto dal lato ministeriale quanto proprio dal lato comunale, quindi questo è un dato di fatto. Vice Sindaco, nella giornata di ieri è sbarcata la nave GH Richwall contenente 53.000 tonnellate di petcoke provenienti queste tonnellate da Houston. È un fatto davvero pesante ed inquietante, perché sappiamo bene il carattere cancerogeno del petcoke e le sue immani implicazioni. Ma Taranto, questo porto, cosa deve diventare? La pattumiera del mondo? Allora, di questo trasporto... Voi come ente comune siete stati notiziati? Come è andata la cosa? Allora, abbiamo fatto una verifica dopo, diciamo, un'informazione, devo dire, in maniera anche, secondo me, abbastanza scandalosa, fortuita, perché l'abbiamo appreso da notizie di stampa, dai siti di informazione locale, che questa nave è arrivata, ma pare che sia, sentendo poi ovviamente le autorità competenti, in questo caso l'autorità portuale, un trasporto abbastanza usuale, nel senso che avviene ogni 2 o 3 mesi, così ci riferivano, di questo materiale combustibile. Mi consenta la battuta, ormai hanno capito che siamo una pattumiera e ci trattano da tale. No, devo anche però rispondere sugli accorgimenti di carattere di sicurezza che vengono posti in essere non dal Comune di Taranto, che non ha competenza in materia, ma dall'autorità portuale, dall'ARPA, con delle verifiche a monte, quindi prima dell'arrivo, quindi con la trasmissione delle schede tecniche e poi delle analisi in situ. È un sito dato in concessione ad una società privata, sarà mia cura nella giornata di oggi, visto che abbiamo appreso ieri sera, tardi, quindi poche ore fa, di interloquire con l'autorità portuale per verificare che tutte le analisi e tutte le verifiche avvengano in maniera corretta e in maniera esaustiva. Sì, no, la cosa che mi sconvolge è che queste decisioni, questi avvenimenti si verificano, come dire, in audita altera parte. Noi non ne sappiamo nulla, l'ente comune non ne sapeva nulla. Io non so, ma forse ci sarebbe stata opportuna un'ampiamente preventiva comunicazione, penso da ARPA, penso da Authority Portuale, perché se no qui ci troviamo con le spalle al muro davanti al fatto compiuto e dobbiamo soggiacere. Sono innanzitutto attività purtroppo di mercato, quindi liberalizzate, non si può vietare ad una determinata merce, se le carte sono a posto, di approdare, di attraccare a Taranto, a Gioia Tauro, a Bari o a Molfetta. È sicuramente necessaria un'attività di raccordo più efficace e più anche informale in alcuni casi, con gli altri enti preposti, cosa che sarà, perché sia l'autorità portuale sia l'ARPA hanno un'attenzione molto, molto elevata e un rispetto molto elevato nei confronti dell'amministrazione della città. Che il sindaco è il massimo rappresentante, la massima autorità sanitaria sul territorio. È ovvio che se la decisione è stata presa, purtroppo molte volte va eseguita, però il comune deve saperlo. Qui non dobbiamo essere scavalcati. Correttamente, con quanto lei diceva e segnalava, anche con un'azione meritoria dagli organi di informazione, perché di questo va dato atto, perché in molti casi si sopperisce con gli organi di informazione alle falle. È assurdo che un comune debba saperlo dagli organi di stampa. Perché purtroppo quando ne si è coinvolti formalmente nel procedimento ciò può avvenire. Non lo trovo assurdo, però mi sento anche di tranquillizzare, perché da una verifica che abbiamo fatto tempestivamente già ieri sera e stamattina nei confronti dell'autorità portuale, tutto pare assolutamente nella norma. Assolutamente con l'auspicio che altri episodi non abbiano più a verificarsi, vengano gestiti in maniera differente, soprattutto dal lato della comunicazione. E questo è anche un appello che io devo rivolgere a voi, non personalizzando il confronto, ma come organo di informazione, perché magari un approccio scientifico, un approccio empirico alle vicende può evitare di creare degli allarmismi che in molti casi sono ingiustificati. Bene, termina qui questa seconda parte di Polifemo relativa al Consiglio Comunale di Taranto. Ora ce ne andiamo in pubblicità a seguire un evento, Vivi il Medioevo, che rientra nella rassegna Restate a Leporano, l'estate leporanese 2017. Beh, a Leporano il sindaco e la sua amministrazione sanno fare e sanno valorizzare gli eventi estivi. A Taranto non c'è proprio nulla.
così è se vi pare. E se non vi pare, questa è l'amministrazione comunale di Taranto, targata Melucci.